this is a bike I use today, the sixth stage of the Critérium du Dauphiné here in France. We are in Corse Bernard, so they came up with this gear. In front we can see 5339 tooth in front, and as a cassette it looks like an 1120 maximum 28. Let me have a little closer. Ma questa è perché è quella di scorta, non è quella. Ah ok, sì, sì. Faccio una cosa leggera perché non è tanto sporca, però metti un po' di sgrassatore sulle catene, un po' sui freni, che sono le parti più... Certo. E poi sciacqui bene lo sgrassatore. Sì, non insistere troppo sulle parti, tipo movimento centrale, così, no? No, ma noi ci fissiamo, non è che abbiamo problemi per cambiare i pezzi. Beh, quello sì, infatti. E allora... Certo. Infatti per quello dico, per noi non è mai un problema. Per l'amatore che bisogna stare... L'amatore povero che deve... Infatti. Però se fa una passata leggera così, senza... Colpo di sapone, via. E anche con la canna dell'acqua dopo, che non ha tanta pressione, magari l'idro entra di più. Sì. L'importante è sempre... Il problema è sempre il dopo, non il lavaggio, Okay. È sempre dopo il lavaggio, cioè quando si lubrifica, certo, di mettere, ricordarsi di mettere sempre, ma è sempre su tutti i punti dove c'è lavoro, certo, nei freni, specialmente nel cambio del deragliatore, mettere olio, un goccino d'olio, olio sempre, certo, dove ci sono i punti di snodo dei freni. Sulle giunture, dove ci sono i regolatori, perché va dentro sporco, si ossida. Una piccola goccia. Sempre una piccola goccia, e poi sulla catena mai abbondare. Vai via di sapone con la catena, quindi. Sì, sì. Ma mai sapone, abbondare via di olio sulla catena, perché dopo più olio metti. No, ecco, poi dopo te lo tirato su, ti sporca la bici. No, più che altro perché dopo comincia a seccare l'olio. Diventa rumorosa, di solito si mette ancora olio, e l'olio olio su olio non va bene, perché va bene pulire la catena e mettergli di nuovo un filo d'olio. Come lubrificante cosa consigli per la catena? Ma noi usiamo Wall Bike, sì, che sono buoni prodotti, sia gli ingrassatori, sì, sia l'olio, che ne hanno due tipi, tre, un po' più secco, un po' più grasso per quando piove. Poi hanno anche delle buone cere da dare come protezione sul telaio, che no, la tira sporco, infatti serve, perché ripara un po' il telaio dallo sporco. Via di acqua, sapone, spugna. Sì, sì, è la vecchio cosa stile, sempre funziona, sempre cosa migliore. E dai, lasciamo lavorare, sì, grazie, grazie dei tuoi consigli. Grazie mille a voi. Ciao, ciao.